tutti. Oggi parliamo di come comportarsi ad un colloquio di lavoro per ottenere una posizione sulle navi da crociera. Se ti piace l'argomento, ti consiglio di non perderti gli altri video di questo genere per il quale ti metterò il link quassù. Cominciamo! È emozionante quando ti viene detto che sei stato invitato per un colloquio di lavoro su una nave da crociera, ma può essere stressante. Sarai preparato per il colloquio? Cosa dovresti indossare? Quali domande ti farà il reclutatore? Quali domande dovresti porre? Come puoi assicurarti che il tuo colloquio ti garantisca il lavoro? Sai che il reclutatore è interessato a te una volta che ti ha invitato per il colloquio. C'è qualcosa nella tua lettera di presentazione, curriculum o domanda online che gli fa pensare che sei un potenziale candidato per quella posizione sulla nave da crociera. Il colloquio è la tua possibilità, opportunità per dimostrare che sei la persona migliore per quella posizione. Esistono diversi tipi di interviste. Potrebbe esserti chiesto di essere disponibile per un colloquio telefonico o un colloquio via Skype. In alternativa, ti potrebbe essere chiesto di partecipare a un colloquio a cui parteciperanno anche altri candidati. Potresti avere l'opportunità di partecipare a un evento di reclutamento per posizioni sulle navi da crociera. Parte dell'intervista può essere una presentazione di cosa vuol dire lavorare a bordo nel caso di colloqui di gruppo, mentre l'altra parte dell'intervista di solito è un one-on-one, un faccia a faccia con il reclutatore. Nel caso in cui sei stato convocato per una posizione come personale responsabile della vendita delle crociere, ti potrebbe essere chiesto di preparare una presentazione PowerPoint in cui dovrai simulare la vendita o la presentazione di itinerari piuttosto che di crociere future e una presentazione o la presentazione di un video dello stesso genere. Qualunque sia il tipo di colloquio che hai, quanto ti sei preparato può essere il fattore cruciale per essere assunto o meno. Prepararti per un colloquio non solo ti farà sentire sicuro, ma dimostrerà anche all'intervistatore che hai fatto i compiti. E candidati preparati equivalgono a membri dell'equipaggio preparati. Il modo migliore per dimostrare che sei preparato è rispondere alle domande che il reclutatore fa con risposte sicure e ben ponderate, piuttosto che essere ben informato sull'argomento. Per essere preparato dovresti esercitarti a rispondere alle domande che ti potrebbero essere poste, compresa la capacità di fornire degli esempi vividi. Esercitati a rispondere ad alta voce davanti allo specchio finché non sai cosa vuoi dire e sembri sicuro. Esercitati su come inizierai e finirai il tuo colloquio e sulle domande che ti farà il reclutatore. Come saluterai il reclutatore verso la fine del colloquio? Quali domande farai? Preparati con carta e penna per annotare le informazioni che ti dirò adesso. Ci sono una serie di domande tipiche che i reclutatori di crociera tendono a porre ai loro intervistati. Per cominciare, vogliono essere sicuri che tu capisca veramente cosa sia la vita a bordo. In secondo luogo, vogliono assicurarsi che tu sia il candidato più qualificato per quella posizione in nave. Ecco alcune possibili domande che possono essere poste. Numero 1. Perché vuoi lavorare sulla nave da crociera? Numero 2. Quante ore lavori al giorno o alla settimana? Numero 3. Perché pensi di essere qualificato per questa posizione? Numero 4. Qual è il rapporto tra la tua esperienza passata e la posizione per la quale ti stai candidando? Numero 5. Quali sono le tue migliori capacità, quelle che stai portando per questa posizione sulla nave da crociera? Numero 6. Quali sfide pensi di affrontare a bordo? Numero 7. Perché vuoi lavorare per questa compagnia di crociere? Numero 8. Come hai risolto un conflitto con un collega o un compagno di stanza in passato?
Numero 9. Come risolveresti una situazione difficile con un cliente? Numero 10. Per quanto tempo vorresti lavorare per questa compagnia di crociere? Sebbene durante il colloquio di lavoro ti verranno poste una serie di domande, probabilmente l'intervistatore verso la fine ti darà l'opportunità di porre alcune domande. Assicurati di non porre delle domande per le quali dovresti già conoscere la risposta. Invece fai domande che dimostrino che hai fatto i compiti e che impressioneranno il reclutatore. Ecco alcune delle domande tra cui scegliere. Numero 1. Quando sarà presa la decisione per l'assunzione? Numero 2. Qual è l'obiettivo di questa posizione? Numero 3. Dopo quanto tempo ci sarà l'opportunità di avanzamento di carriera? Numero 4. Se assunto, dopo quanto tempo andrai in nave? Scegliere come vestirsi per il colloquio è importante quasi quanto quello che dici verbalmente. I candidati per le posizioni sulle navi da crociera devono apparire professionali e pronti ad adattarsi. Le donne devono considerare che meno è, meglio è quando si tratta di trucco e che ciò che scelgono di indossare potrebbe essere ciò che decide se vengono assunte o meno. Non vuoi che il reclutatore pensi che tu sia ossessionata dalla tua apparenza o aspetto estetico curatissimo. Vuoi trasmettere che sei pronta a lavorare, a stare in piedi tutto il giorno senza preoccuparti troppo di apparire perfetta a tutti i costi. Gli uomini devono essere vestiti in modo professionale e ben rasati, o comunque con una barba ben curata. Alcuni reclutatori di crociere utilizzano Skype per condurre i colloqui. Per i candidati ci sono alcune cose da considerare. Per cominciare, tratta questo tipo di colloquio come faresti con un colloquio tradizionale, faccia a faccia. Vestiti per la parte. Secondo, assicurati di aver pulito l'area che verrà vista dalla webcam dal reclutatore. In terzo luogo, assicurati di ottenere le informazioni di contatto del reclutatore in caso di difficoltà tecniche. Molti reclutatori amano condurre un colloquio telefonico prima di impegnarsi a offrire un colloquio dal vivo e questo viene utilizzato principalmente per lo screening dei candidati. Il richiedente è pronto a lavorare a bordo di una nave da crociera? La personalità del richiedente si distingue al telefono? Se le risposte sono sì, può essere concesso un secondo colloquio. Pertanto, fai del tuo meglio anche durante il colloquio telefonico. Ci sono molte persone che fanno domanda per lavorare sulle navi da crociera, quindi bisogna distinguersi dagli altri per farsi assumere. Il reclutatore non solo vuole ricevere informazioni specifiche da te, ma vuole anche sentire che la tua personalità si adatterebbe all'ambiente a bordo. Sebbene le tue qualifiche svolgano un ruolo importante nel valutarti come candidato ideale, ci sono fattori che sono ugualmente importanti. Comunicare al reclutatore della compagnia di crociere che capisci cosa vuol dire vivere e lavorare a bordo è fondamentale per essere assunto. Inoltre, a parità di condizioni, è più probabile che venga assunta una personalità dinamica e positiva che lavora bene a contatto con gli altri. E fino a qui il video di oggi. Se hai delle domande o vuoi lasciare un'opinione, fallo in tutta libertà. Ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!